Lo sapevate che gli sbalzi di temperatura fanno soffrire la batteria delle nostre auto? Sapevate che il non avviamento dell'auto non sempre dipende dal malfunzionamento della batteria? L'esperto di oggi è Paolo Datri. Oggi ci troviamo proprio nella sua officina. Chiediamo a lui, la batteria quando va controllata? Allora, ciao Iule. La batteria ha un controllo, diciamo, soprattutto nei taglianti, nei controlli periodici. E poi, soprattutto nei periodi freddi, dove lei subisce molte variazioni. Quindi, se va controllata in questi periodi, è sempre una cosa buona. Abbiamo la possibilità di fare un test e verificare la nostra batteria, se è arrivata, se è arrivato il momento di cambiarla? Sì, ci sono degli strumenti adatti per verificare lo stato della batteria e poi nel caso decidere se cambiarla o farla andare ancora per bene. Molte volte il non avviamento della nostra auto non dipende sempre dalla batteria. Quale potrebbe essere il motivo per cui non parte? Diciamo, a parte la batteria, ci sono vari componenti della macchina che possono far ritardare l'avvenuta partenza, tipo cavi candele, bobine o soprattutto sensori di giri, sensori di fase. Da cosa può dipendere quando la macchina singhiozza? Allora, quando la macchina singhiozza ci possono essere tanti motivi. Filtro carburante, ad esempio, perché la benzina magari è sporca, il gasolio è sporco. Oppure i fili delle candele o delle candele quando la macchina è a benzina. O se è diesel bisogna andare a vedere altri componenti. Quindi fare una diagnosi appropriata e poi intervenire sul problema. Paolo, a chi ti rivolgi per i ricambi? Il nostro ricambista di fiducia è Mario Palazzo Ricambi. A proposito di ricambi, abbiamo qui Vincenzo Biccari della Mario Palazzo che ci dirà qualcosa. Salve, volevo dire, come già ho detto per altre officine, che anche la Paolo Datri officina appartiene al gruppo del circuito Riff Network. Come avevo detto l'altra volta, innanzitutto dico che anche qui si possono fare tagliandi in garanzia. Come ho detto l'altra volta, le tessere per poter usufruire dei servizi della RIF si possono ritirare o nel negozio di cambi o nelle officine. Oggi una novità, voglio dire, nel circuito RIF, avendo la tessera, per una volta nel primo anno da che si ha la tessera si possono fare dei controlli gratuiti. Sono 10 controlli gratuiti che riguardano vari problemi. Oggi abbiamo parlato della batteria, ma anche freni, efficienza delle luci, delle spazzole, sono scritti in una scheda che si vedrà. E quindi questa è una cosa, è un vantaggio del circuito RIF. È un circuito, ricordo, creato dalla Mario Palazzo Ricambi. Ecco, a tal proposito c'è qualche altro consiglio, Paolo, che ci puoi dare? Per quanto riguarda magari un consiglio gratuito ai clienti di non arrivare proprio all'ultimo stato della macchina, cioè quando si iniziano a presentare i primi problemi, un mancato avviamento, un ritardo, rivolgersi in officina per dei controlli periodici, gratuiti naturalmente, e poi da verificare se è tutto a posto. Ci sono delle offerte, Vincenzo, in questo periodo? Allora, riprendiamo, voglio dire, il periodo abbiamo parlato anche della batteria, l'avevamo già detto, fino alla fine dell'anno, batteria Varta, 1 euro ad ampere, quindi una batteria da 44 ampere. Vogliamo ricordare Mario Palazzo dove si trova? Allora, la Mario Palazzo Ricambi è in piazza Pavoncelli 26, la piazza del centro di Gene, e come dico sempre sta lì da 50 anni. Anche Paolo ci dirà ovviamente dove trovarlo e dove poter fare queste diagnosi. Allora, noi siamo in via Icona Vetere a Foggia, numero 6, di fronte al Palazzo Torraco. Bene, l'esperto di oggi anche ci ha aiutato e ci ha dato dei consigli. Vi do appuntamento al prossimo.